Buongiorno a tutti, lettori del fattocotidiano.it. Oggi sconfiniamo sulle strade del Giro d'Italia, del Tour de France, dei campionati del mondo. Insomma, siamo dalle parti del ciclismo e con noi, con Ilaria Mauri. Ciao Ilaria. Buongiorno, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Buongiorno a tutti. L'abbiamo rincorso da tempo, lui ovviamente era in fuga e siamo riusciti ad acciuffarlo. È qui con noi Gianni Bugno. Buongiorno Gianni. Buongiorno Gianni. Allora, aspetta, che gli abbiamo tolto l'audio Aspetta, dalla eccomi regia. qua. Eccolo. Buongiorno Gianni, come Buongiorno a stai? tutti voi, scusate il ritardo, sono qua Niente. alla Giro d'Italia femminile e Come sta quindi andando? sta andando molto bene, una corsa molto organizzata bene, diciamo che domani ci sarà una tappa molto lunga, oggi è una tappa piatta, diciamo il trasferimento da Milano a qua, quindi penso che è un bel Giro d'Italia. Sarà un bel Giro d'Italia. È un bel giro d'Italia, è un bel giro d'Italia. Allora, Gianni, perché abbiamo invitato Gianni? Perché lui ha scritto assieme a Tiziano Marino la sua biografia, insomma, la sua biografia d'atleta e di uomo, è intitolata Per non cadere, la mia vita in equilibrio, edito da Baldini più Castoldi. A me Ilari è piaciuto molto, adesso lo facciamo, guarda che lo faccio salire, Gianni, guarda, guarda com'eri, te lo ricordi com'eri, meraviglioso, Com'era, sì. com'ero e come sei ancora, sei ancora, quando vai in bicicletta sei sempre così, qua sei un po' sui pedali, no? Era un po' sui pedali, sì, ma Tu c'era ancora non sui stavi, pedali. no, no, ma dico, tu non stavi molto sui pedali, cioè a parte alcuni momenti di salite molto ripide, però eri uno più da sella, no? Sì, ero un pastista scalatore, diciamo, Sì, pazzista scalatore. quindi ero più da sella che da fuorisella. Senti, io volevo partire, poi dopo Ilaria toccherà a te. Io volevo partire dal fondo di questo libro, perché l'ultima frase. Una delle ultime frasi, proprio dall'ultimo capitolo, la vado a riprendere. Mi piaceva iniziare con questa. Arrivo, Gianni, così. Come tutta la mia vita, diversa ma non eccezionale. È interessante perché, insomma, un campione di ciclismo come te, un Giro d'Italia, due campionati del mondo, decine e decine di corse, eccetera, vinte, però hai sempre tenuto questa distanza dalla spettacolarizzazione, dall'esibizione di te stesso, del tuo sé, ecco, addirittura hai venduto tutti i trofei, insomma, No, cioè, venduto, no, regalato. regalato, regalato, quindi proprio te ne Magari sei avessi libera. venduto. Magari No, avessi lei venduto. magari valevano ancora. No, è curioso questo modo di approcciare comunque ad una celebrità, no? Ad un'aura di celebrità, insomma. Nel 1990, ma poi sempre, nei decenni a venire, tutti dicono: ah, ma chi è, anche oggi dicevo, chi hai ospite? Ma Gianni Bugno. E tutti ricordano la tua maglia rosa, una cosa impressionante, no? Come mai? Cioè, è proprio nel tuo carattere questo modo, così modesto, così un po' lontano dai riflettori. Il mio carattere, il mio modo di essere, non sono uno che vive su quello che ha fatto, pensa al suo futuro, al presente, a quello che si potrà fare dopo che si è fatto una carriera. Il successo, diciamo, è il trapassato remoto di succedere, quindi è una cosa che fa parte del passato, e quindi uno pensa a quello che aspetta dopo. Ok. No, perché, come dire, in questo libro racconti davvero tanti, tanti successi, però lo fai sempre con una. Cioè, si sente che ti piaceva vincere, però non era quella cosa che ti ha sconvolto la vita, vincere una gara di ciclismo, o sbagliamo a pensare questo? No, beh, è sempre una cosa che ti fa piacere, vivi per quello, vivi per vincere, e per quanto capita sei molto soddisfatto, poi come ho già detto, una volta che vincevi la corsa puoi pensare alla cosa successiva e via andare. È un continuo inseguire, diciamo, fino a che arrivi al punto che sai che la bicicletta non è più il tuo mestiere, quindi smetti. Ilario.
Ecco Gianni, innanzitutto io ti porto i saluti, io sono di Monza, ti porto i saluti di due persone che ti conoscono molto bene, la Bruno e Franco Manara, che sono i miei vicini di casa qui al mare in Salento. Volevano prima venire a fare un'incursione per salutarti, ma non ce l'hanno fatta. Non ci sono, ma arriveranno, no, Ilaria. Arriveranno, sì, penso di sì, sono qui di fronte, siamo di rimpetto. Di casa al mare, ecco. E, ecco Gianni, c'è tanta Monza in questo quadretto, Ilaria, c'è tanta Monza in questo quadro, no? In questa diretta, ecco, del fatto così. Sì, e tra l'altro appunto Gianni nel suo libro racconta che la prima bicicletta, la voglia di provare ad approcciarsi al ciclismo gli è arrivata proprio vedendo passare per caso un giorno da ragazzino il Giro d'Italia a Monza. Ci puoi raccontare un po' com'è successo e com'è stata, cosa ti è scattato quando hai visto questi ciclisti che passavano in gruppone? Ah, non l'avevo mai visto il Giro d'Italia. La volta che l'ho visto è quando è passato proprio sotto casa mia lì in Via della Libertà, vedere tutte queste ammiraglie, queste macchine, queste maglie, questi corridori, sono appassionato. Difatti, come promozione, come regalo di promozione alla terza media, ho chiesto a mio padre la bicicletta da corsa. Poi da lì ho iniziato per divertimento, non perché volevo fare professionista. Ho iniziato a muovermi in bicicletta per muovermi e andare in posti in Brianza, così per girare. Sono entrato in una società e da lì poi è iniziata tutta la mia carriera. Ecco, e a proposito di posti della Brianza, tu racconti di quando ancora da giovane, agli inizi della tua carriera, tra i dilettanti, forse se non ricordo male, hai deciso di scalare il Ghisallo con il rapporto 52, mettendoti una sfida con te stesso, ma anche con quest'altro ciclista che deteneva quel record al momento. Che era un professionista, Ilaria, lui ha sfidato un record, esatto, di un professionista, lui era un dilettante. Un professionista, è stata un'impresa notevole. Sì, beh, ci sono fatto di sfide, ho voluto provare se fosse possibile farlo, la salita la conoscevo molto bene e quindi ne ho approfittato del fatto che ero di casa, che sapevo di contare sulla mia condizione, ne ho approfittato e sono riuscito a battere questo record. Senti Gianni, comunque tu il rapportone, anche famosa tappa della Marmolada, lo racconti nel libro, il rapportone lo volevi sempre usare, che poi il rischio del rapportone, no, adesso non mi ricordo cosa avevi sulla Marmolada, volevano metterti un 23 dietro e invece alla fine ti sei trovato col 19. Racconti. Sì, no, lì a me non piacciono i rapporti con troppi denti, quindi diciamo dei, io li chiamo rocchettini, molto stretti, belli, fini, e non volevo il 23, e loro però me l'hanno messo perché era una salita da 23 di Marmolada. Io ero convinto di avere invece il 21, adesso perché per chi è pratico poi queste cose sono magari più semplici. Io ero convinto di avere il 21 e loro ho messo sul 19 per non mettere il 21, perché ero convinto che loro avessero messo il 23. E così mi sono trovato a fare la Marmolada col 19. Ed era stata dura nel senso che però vabbè, è andata. Sì, no, è andata. Fosse duro. Sentivo un legame che mi dicevano che il rapporto non era quello giusto, quello corretto, poi dice buh. Guardarsi che sarà la giornata, però dopo è andato. Ma ecco, ero abituato a spingere i rapporti, quindi non hai fatto fatica. Non ho sofferto di tanto dopo. Ma ascolta una cosa, scusami, perché dopo un po' di tempo è arrivato uno come Armstrong, poi dopo magari ne parliamo. Armstrong era uno che mulinava dei rapportini. Cioè, lui il segreto suo era il contrario del tuo, cioè quello di mulinare il rapportino più breve, ma mulinarlo in modo forsennato. È stata un po' questa la differenza, magari facciamo capire a chi non conosce. Allora, spingere rapporti lunghi vuol dire avere sì potenza, però è buttare via molte energie. È come tirare su 100 kg una volta oppure 10 kg in 10 volte,
è ovvio che 100 kg una volta li porto magari una volta, un giorno dopo sono affaticato. Se porto 10 kg in 10 volte, nello stesso tempo che porto 100 kg, il giorno dopo sono meno affaticato. È una questione di fisica, quindi più agile si va, più facile è recuperare. Però una delle mie caratteristiche era quello di spingere gli apporti, quindi ero allenato a spingere gli apporti. Certamente la potenza non la puoi allenare, mentre l'agilità sì. Infatti poi ho fatto anche degli allenamenti specifici sull'agilità, però non è che mi abbiano dato, sì, mi hanno dato dei giovamenti sulle cronometro, però quando tu hai una specie di caratteristica rimane quella. Certo. Certo. Ecco Gianni, tra gli aneddoti che racconti nella tua autobiografia c'è anche questo fatto legato a come hai vinto il secondo campionato mondiale, che dici che potrebbe essere stato anche, diciamo così, una scommessa che hai fatto ad averti dato quello sprint in più. In particolare tu scommettesti che se avessi vinto avresti potuto guidare un autobus per 300 chilometri. Non è che ho scommesso che avrei, che potevo, io potevo guidare perché avevo la patente, quindi ho scommesso il fatto che se avessi vinto l'autista mi ha detto vai, ti faccio guidare il Puma, va bene, se io vinco guido il Puma, ma perché io avevo la patente, non è che sono andato con la, a guidare un Puma senza la patente. No, certo, però comunque diciamo così ti ha dato quella motivazione, ma è la stessa che poi ti ha portato oggi a guidare gli elicotteri, come sei passato un po' dai pullman agli elicotteri. Quella è diventata la mia professione, il mio lavoro, che faccio tuttora. Quando un atleta finisce la propria carriera deve decidere cosa fare, sono uscito diciamo dall'ambiente ciclistico, torno ogni tanto per rivedere i vecchi amici, però insomma, la mia professione attuale è quella di fare il pilota degli elicotteri 118. Senti, Ilaria, vedi che ci sono dei commenti, c'è uno dei tuoi fan, che lo leggiamo, Federico Cembalo, un saluto al mio idolo di bambino, grazie a lui mi sono appassionato al ciclismo e che ha segnato a tutti gli effetti la mia adolescenza. Insomma, si ricorda di te, ricordo che avevo trovato un modo di tatuarmi il suo nome con l'abbronzatura d'estate. Ricordo che il 14 febbraio, mentre i miei amici festeggiavano San Valentino, io festeggiavo il suo compleanno. Cioè, Gianni, questa è una cosa che forse neanche... Salutiamo allora Federico Cembalo. Siamo, grazie Federico. Ecco, vedi, poi dice alla fine di una Milano-Torino avevo conteso la sua borraccia con un altro ragazzo che l'aveva avuta vinta, fu un trauma che ancora non ho superato. Gianni, questo è vera fede, questa è vera fede. Cercheremo di rimediare. Bisogna spedire una borraccia, se Federico ci lascia un indirizzo in privato, ce lo manda al Fatto Quotidiano, noi Gianni ti rimanda una sua borraccia, vero Gianni, lo fai questo? Possiamo farlo bene, quindi Federico, se ci stai ancora seguendo, ci lasci in privato o su Facebook o all'indirizzo della segreteria del Fatto e arriverà la borraccia di Gianni. Senti, no Gianni, io ti volevo chiedere no, vedi Ilaria che ti voleva chiedere una cosa. Prego. No, sì, perché visto che appunto stiamo in tema di fan, di tuoi fan, Gianni, tu quali consigli ti sentiresti di dare oggi a chi vuole approcciarsi al ciclismo, a questo sport, pur con tutte le differenze che sono arrivate in questi 30 anni? Differenze, è cambiato il materiale è molto più performante, però non è diverso da quello di 30 anni fa. Diciamo che i grandi cambiamenti ci sono stati 30 anni fa, oggi quello che può essere cambiato sono i freni a disco e il tubolare, che sono un po' più larghi, hanno una maggior scorrevolezza, una maggior tenuta, però poi alla fine quello che conta è sempre pedalare, le gambe, l'allenamento, la vita dell'atleta. Non è cambiato niente rispetto a prima, oggi sono un po' più sofisticati, sono un po' più seguiti, seguono delle preparazioni particolari che li portano naturalmente a fare delle competizioni a
ad alto livello in un breve tempo, e poi si dedicano magari all'anno dopo per la stessa prestazione. Quindi una volta noi correvamo tutto l'anno perché alla prassi corre tutto l'anno. Sono cambiati i gruppi sportivi, sono organizzati oggi in maniera diversa, sono molto più, diciamo, da Formula 1 che da corse in bicicletta. Questo forse è un peccato, perché diciamo che il pubblico ama il contatto col corridore, e il corridore era l'unico sport che dava questo contatto. Purtroppo anche oggi con quello che abbiamo passato diventa molto difficile poter legare il ciclista, cioè mettere in contatto il corridore con il pubblico, perché c'è il problema del famoso COVID, quindi certo. Bisogna stare ancora molto attenti. Ma senti Gianni, una vittoria al Tour de France con tre chiodi in una spalla, oggi si riesce ancora a fare secondo te, o ti fermano prima e ti rifanno una spalla nuova e poi dopo magari la rivinci? Però quello che ti volevo chiedere, si parla sempre di dimensione epica, no, del ciclismo. Tu appunto vincesti la prima vittoria al Tour, cioè avevi tre chiodi in una spalla. Avevo due, tre era Gesù Cristo. Io ne avevo solo due. Due okay. Me ne sono bastati. Sì. Si possono fare, perché stiamo parlando di chirurgia di 30 anni fa. Oggi questa chirurgia sarebbe diversa. Sarebbe un'altra chirurgia, sarebbe molto più rapida nel poter ricominciare. Una volta si utilizzavano questi chiodi per rimettere insieme una clavicola, oggi usano altri sistemi che sono molto più rapidi e forse anche meno indolori. Quindi tu dici oggi è difficile che un corridore sia in pista con due chiodi appena infilati, insomma è un po' più complicato. No, può farlo, un tipo di chirurgia diversa sicuramente, sì. Okay. Adesso non chiedetemi, non fate domande di chirurgia, no. Perché io so che non sono chiodi. Terzo no, okay. Sì, lo dico. Terzo no, ok. Ma senti, io invece ero curioso, visto... Hanno messo solo uno tra chiodi. Ok. Senti, no, io volevo chiedere una cosa anch'io, ero ragazzino quando tu vincevi e quando c'era comunque una rivalità col Diablo. So che tu nel libro dici no, eravamo solo amici, però alla fine cioè, ci si scatenava. Io mi ri... No, lo so, però insomma, voglio dire, quando Chiappucci scattò là in Francia, adesso non ricordo l'anno, e voi dietro con Indurain. Sì, la tappa del Sestè che ha scattato, è andato via in partenza, poi abbiamo seguito tutto il giorno e ha vinto una tappa meritatamente, facendo fare fatica non solo a lui ma a tutti quanti noi, perché era anche una tappa molto lunga, calda, con parecchie a montagna, quindi è stata una tappa dura. Però insomma comunque la lealtà c'era, rivali ma almeno leali. Leali, quando si corre, quando si fa una competizione si deve primeggiare, quindi ognuno sfrutta le proprie possibilità per poter vincere e battere l'avversario. Dopo di quella realtà l'amicizia conta dopo l'arrivo, quindi non portare rancore se uno ha vinto o ha perso e andare avanti come delle persone normali. Dopo, quando sei in corsa, è un'altra cosa. Ma ascolta, però Ferretti ti diceva che ti mancava un po' di cattiveria, o era Ferretti mi pare, non mi ricordo, sì, ti hanno detto che un po', se avessi avuto un po' di cattiveria magari un po' più cannibale, un pochino meno tasso, no? Sì, dovevo essere forse più cattivo, però vabbè, va bene anche così, dai. Proverò a essere più cattivo, vedremo un po' se ci riuscirò, ormai il tempo è passato, quindi. Il tempo è passato, ok. Ilaria, volevi chiedere qualcosa tu? Ecco Gianni, ma tu nel libro sveli questa tua tattica dei 400 metri, ovvero che tu dici non ero bravo a fare le fughe, non ero bravo a fare le cronometro, però una cosa la sapevo fare bene, gli sprint sui 400 metri. Ecco, come facevi a regolarti su questi 400 metri? E qual era poi la reazione anche degli avversari? A parte erano scritti, e poi
dipendeva come era l'arrivo, se era l'arrivo in leggera salita, in pianura, chi avevo come avversari, se eravamo un gruppettino, se eravamo in due, tre, cioè, inventavo al momento poi la volata. Però raccontavi anche che quando eri dilettante i 400 metri te li dovevano segnalare, no? Te li doveva segnalare il tuo direttore sportivo, perché sennò si metteva i 400, no? O sbagli, sì, pareva di avere... 400 metri, io sapevo che era il punto dove potevo fare la volata, dove iniziava la volata, da lì partivo. Io poi ti ho detto, sempre in funzione di quello che avevo, degli avversari che avevo di fronte. Sì, comunque i campionati del mondo li hai vinti così, insomma, con queste volate sui 400, eccetera, battendo appunto Indurain e tutto il resto, insomma, ti temevano, cioè alla fine su quella distanza lì si guardavano molto, guardavano te, non eri tu poi a guardare gli altri. Lì sì, quello era uno dei miei pregi, quindi avevo la fortuna di poter competere in volata su arrivi di un certo tipo con specialisti che magari erano più forti su certe specialità, però quando arrivavo magari in qualche corsa lunga e sfiancante riuscivo a dire la mia. A dire la tua. Senti, qual è stato l'avversario più difficile, Gianni, nella tua? Sì, scegline uno, ti prego, non dire tutti, perché non è vero. Dai, uno che davvero ti ha fatto penare. No, non ho mai avuto avversari difficili, sono tutti, gli avversari sono tutti battibili. Certamente quello che ha vinto una cosa che a me sarebbe piaciuto vincere è stato sicuramente Indurain, che ha vinto il Circuit Tour de France. Ho avuto la possibilità di batterlo un anno, però non ci sono riuscito, quindi vabbè, è andato così, però va bene lo stesso. Quindi Miguelone è forse il più... è stato l'avversario. Anche perché era un corridore che non era solo un campione, era anche una persona di classe, un signore della bicicletta che lo è tuttora, che ho sempre ammirato e che continuo a ammirare. Okay. Senti Gianni, c'è un capitolo nel tuo libro in cui parli una tazzina di caffè, che è stato un po' il momento, forse un momento un po' complesso da capire dall'esterno, no? Perché anche un modo con cui si comunicano, no? Certe cose. Bevesti molti caffè, no? Cioè, quanti ne avevi bevuti qua in un giorno? 4, 5, poi Coca-Cola? Ah, non lo so, anche perché a giornate calde ne bevi di tutto, di parecchio, Coca-Cola, tutto. E la concentrazione aumenta, quindi è facile, sì. Anche poi devo fare un controllo che sapevo già di farlo, quindi sono andato molto all'acqua di rose, però la concentrazione era elevata e ho avuto questa ammonizione di 2 mesi. Ecco, perché poi dopo, all'epoca era il caffè, la Coca-Cola, eccetera, ma poi dopo, qualche anno dopo, il ciclismo è stato letteralmente travolto dalla questione doping. Ti volevo chiedere, ecco, questo un po' extra libro, extra biografia, cosa hai pensato quando al Tour de France ci fu quel momento in cui si fermarono tutti, ti ricordi, no? Ci fu, insomma, tutto lo scandalo Festina, no? Lo scandalo Festina. Vinto Pantani. Quando vi... nel 98. Sì, ma 98. Non mi sono meravigliato, perché non era un problema del civismo, era un problema dello sport. Quindi lo sport è stato l'unico sport che ha trovato delle soluzioni, che ha messo in atto il controllo del sangue, quindi penso che noi siamo stati gli unici a trovare delle soluzioni che altri non volevano trovare. E di conseguenza dopo anche gli organi di controllo hanno seguito le nostre indicazioni e hanno iniziato a controllare un po' più e un po' meno altre discipline, però sicuramente il ciclismo è stato il primo sport che ha pagato a duro prezzo un problema del doping che però, come già detto e ripetuto, è un problema che riguarda tutto lo sport, e questo è dimostrato quando fanno grosse competizioni in cui il problema del doping, dove ci sono diverse discipline, non è solo del ciclismo, ma sono anche di altre discipline. Ma tu Gianni, se ti chiederei questo momento anche qui di sincerità, mentre correvi, tu vedevi attorno a te qualcosa, qualcuno ogni tanto che succedeva qualcosa che secondo te non doveva andare
che non andava bene, perché anche questo molti spettatori si sono all'improvviso chiesti, ah, ma chi appunto non è stato trovato, no, positivo, ma vedeva attorno a sé che cosa stava succedendo? Oh, no, guarda, non ho avuto tempo di guardare quello che facevano in giro, perché ero talmente concentrato sulla fatica che pensavi a te stesso e non quello che ti succede attorno. Quindi, il problema con lì non esisteva. Poi magari ti poteva venire qualche dubbio, ma quella era una cosa che ti veniva un po' in corso sicuramente. Comunque qualche dubbio ce l'avevi, cioè tu eri uno per esempio che in crisi ci andava e a un certo punto improvvisamente in crisi sono andati tutti, non ho trovato un corridore che è andato in crisi, anzi crisi ci sono andati tutti, è normale andare in crisi, no, perché insomma alcuni, a un certo punto comunque in tanti correvano come dei pazzi, insomma era abbastanza. No, io per esempio ricordo la tua, come dire, anche avevi delle debolezze come Claudio Chiappucci, cioè delle volte prendevate la ciucca e non riuscivate a fare la tappa, c'era la famosa crisi. Poi mi ricordo anche molti momenti, per esempio lo stesso Fedaia l'hai rifatto e l'hai rifatto con grandi dolori e difficoltà qualche anno dopo. Sì, no? Ma è normale per tutti. Io non ho trovato un corridore che non abbia avuto una crisi, tutti i corridori se la ricordano bene la loro crisi. Quindi non esiste un corridore che non ha mai avuto una crisi. Certo. Da più forte a più debole. Da più forte a più debole. Allora adesso io ti lascio a Ilaria le ultime cose. Io ti volevo l'ultima cosa che ti chiedo al volo. Mi stanno smontando tutto quanto. Sì, qua. Sì. Certo. Ah, ti stanno smontando. Beh, no, io ti volevo chiedere un ricordo di Pantani, se puoi, Gianni. Un ricordo di Pantani. Pantani è un ragazzo che ricordo con piacere, un corridore che ha fatto la storia del ciclismo, è stato un campione che è entrato nel cuore della gente, è un corridore che ha dato molto al ciclismo, che ha dato molto al pubblico, che è scomparso prematuramente e di cui purtroppo non si conoscono bene gli estremi di questa sua fine, però sicuramente quello che ha complicato tutto è stato la sua squalifica al Giro d'Italia del 99, che l'ha portato in una fase di declino mentale, perché sicuramente lì si è sentito come abbandonato, si è sentito come sconfitto fisicamente, psicologicamente. Questo è quello che sicuramente l'ha danneggiato più di tante altre cose. Ilaria. Ecco Gianni, prima di salutarci vorrei leggerti questo commento di un nostro ascoltatore, Gianluca Cion, che dice: grande Gianni, ci spieghi com'è andata per le convocazioni alle Olimpiadi del 96? Eri in gran forma il percorso adatto a te. Possibile che l'esclusione fosse solo dovuta alla delusione del Mondiale 95? Purtroppo sì. Purtroppo sì. Mi hanno fatto scegliere se il Mondiale o Olimpiadi. Avevano detto che le Olimpiadi erano un percorso di pianura, difatti poi sono arrivati il primo, il secondo e il terzo, Richard primo, che erano tutti e tre in squadra con me all'MG, e quindi il percorso non era certamente facile. Ho fatto poi ho fatto il mondiale di Lugano, che era un percorso adatto a me, sono andato molto forte, però ero un po', diciamo, arrabbiato per il fatto di non aver fatto quelle Olimpiadi, che ci tenevo perché sapevo che il percorso poteva darmi qualche possibilità. Però sì. Senti Gianni, noi ti ringraziamo tantissimo e nel salutarti ti vogliamo chiedere un gesto che hai fatto più volte, se puoi, di infilarti i Ray-Ban, e ti dico anche perché, puoi farlo. Eccolo. Ecco, allora, chi ha visto C'era una volta Hollywood di Tarantino riconoscerà Brad Pitt in questa in questa quadra. Allora, non sempre così.
guardate questa, facciamo un primo piano. Adesso magari Fabrizio, se trovasse al volo una foto di Brad Pitt nel, c'era volta Hollywood, vi assicuro che Gianni è idea. Ilaria, cosa dici? Te lo ricordi? È vero, no? È vero, assolutamente. È in effetti c'avevo... Guarda, che incredibile. Lo stesso, incredibile. Il rimando è lo stesso. Che mi dico che il rimando... somiglio cecchetto, adesso mi dite Brad Pitt. Vabbè, comunque. No, in effetti è vero, un mix. Un cecchetto, vabbè. Quindi... Ma poi mettete anche il povero Battiato, poi siamo a posto. Va bene, Gianni, sei stato veramente molto gentile. Noi ti ringraziamo, il libro è ancora e sarà... Per un... la tua biografia di Tabaldini più Castoldi sarà in libreria per tutta l'estate. Se avete voglia di capire che cos'è il ciclismo per Gianni e cos'è stato il ciclismo italiano negli anni 80, 90, no, eccetera, insomma, quando noi eravamo ragazzini, tu Ilaria eri ancora una bambina, ancora. Anch'io Gianni, ma accidenti, mi ricordo, facesti un giro dell'Emilia mentre salivi a San Luca, io ero lì di fianco, che urlavo, mi pare avessi la maglia da campione del mondo, o da campione d'Italia o da campione del mondo, eri su a San Luca, era campione del mondo, e insomma, comunque, vabbè, ti ho seguito tanto e ti favo Gianni e non Claudio, ma grazie ancora grazie Gianni Mugno, Ilaria, ci vediamo martedì prossimo. Ci vediamo martedì prossimo con una nuova puntata di Spin-Off. Ciao, grazie, ciao, complimenti. Ciao Gianni. Ciao. Grazie, ciao, ciao Gianni, grazie. Ciao, ciao.